noi continuiamo a chiederle chi le ha Lecito. Passato questo video. Buon lavoro. Che ha messo sui social. Il problema è cosa si vedeva nel video, non chi l'ha passato. Gli approfondimenti effettuati dalla Questura di Catania hanno escluso che il video pubblicato sui social sia riconducibile ai filmati registrati dagli operatori della Polizia Scientifica in servizio in quella circostanza. Il video che riprende la giudice apostolico partecipare a quella manifestazione nell'agosto del 2018 non è figlio di nessuno, è un video orfano. La manifestazione era una manifestazione pubblica e fine del film. Non era pubblico fino al giorno in cui il ministro Salvini non l'ha pubblicato. Guardi, io non lo so se fosse... questo lo dice lei. Glielo diciamo noi. Io non lo so. Allora, per togliere... diciamo per. Ministro, ci dice da chi ha avuto il video della giudice apostolico, così chiudiamo questa vicenda? Attento che ti fai male. Lo so, però ministro, se non lo chiarisce lei, no? Attento che ti fai male. Non ritiene di doverlo dire, chi le ha passato questo video? Buon lavoro. Noi continuiamo a chiederle chi le ha Lecito. Passato questo video. Buon lavoro. Che ha messo sui social. Il problema è cosa si vedeva nel video, non chi l'ha passato. Però lei dice. Amici miei, il problema è un giudice che va in piazza a fare però certe cose. Dice che gliel'ha dato più facile. Buon lavoro. Gli approfondimenti effettuati dalla Questura di Catania hanno escluso che il video pubblicato sui social sia riconducibile ai filmati registrati dagli operatori della Polizia Scientifica in servizio in quella circostanza. Sono stati altresì esaminati gli atti redatti all'epoca, rilevando che in nessuno di essi si è menzionato la dottoressa Apostolico. Inoltre l'Arma dei Carabinieri ha rappresentato che il 6 ottobre scorso un militare ha riferito al suo superiore di aver effettuato il 25 agosto 2018 alcune videoriprese della manifestazione in questione e di aver diffuso uno dei predetti filmati che riprendeva il magistrato. Sempre secondo quanto ancora riferito dal Comando Generale dell'Arma, il militare ha successivamente ritrattato le proprie affermazioni. Il video che riprende la giudice apostolico partecipare a quella manifestazione nell'agosto del 2018 non è figlio di nessuno, è un video orfano. Quello che abbiamo appreso unendo i pezzi delle diverse risposte che oggi ha dato il Viminale è che non è un video ufficiale, ma al contempo non è neanche stato realizzato dal carabiniere che in un primo momento, qualche giorno fa, si era ricordato di aver fatto quel video 5 anni prima e lo aveva detto a un suo superiore, ma dopo un paio di giorni ha ritrattato. Quindi l'unico a sapere l'origine di quel video è Salvini, che l'ha ricevuto e l'ha pubblicato, e non lo dice, e questo dimostra il suo alto senso dello Stato e delle istituzioni. C'è un timore di una parte della magistratura che esistano schedature, azioni di dossieraggio politico. Di fronte a questo il Ministro della Giustizia che rassicurazioni dà ai magistrati? Essendo dei giudici dovrebbero sapere che debbono fare delle denunce. Peraltro fatico proprio a concepire il concetto di dossieraggio legato a un video su una manifestazione pubblica, ma è sicuramente un mio limite. Il fatto che il video esca 5 anni dopo, putacaso, dopo che la giudice ha fatto... Ma è presente quante cose sono uscite 30 anni dopo del sottoscritto, che voi peraltro sfrucugliate molto spesso, e non mi sono mai sognato di immaginare che sia un dossieraggio. Tutto ciò che è pubblico è pubblico, ciò che non è pubblico non è pubblico. La manifestazione era una manifestazione pubblica e fine del film. Non era pubblico fino al giorno in cui il ministro Salvini non l'ha pubblicato. Guardi, io non lo so se fosse... questo lo dice lei. Glielo diciamo noi. Io non lo so. Allora, per togliere... diciamo per... È una conferma sul fatto che ci sia questa attività, diciamo così, di dossieraggio, la non risposta che abbiamo avuto oggi. Perché è evidente che se il dossieraggio avviene, avviene lateralmente rispetto ai canali ufficiali. E quello che noi oggi sappiamo di questo video è esattamente che ha fatto un percorso laterale. Oggi non abbiamo avuto alcuna rassicurazione, semmai degli elementi che ci preoccupano ancora di più.